Ta-t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 a. Ciao a tutti, allora, video dei prodotti terminati. È un secolo che raccolgo nascostamente dei prodotti, nel senso che ho iniziato il cosiddetto PSP, progetto smaltimento prodotti, solo esclusivamente dei cosmetici, bagnoschiuma, creme, tonico e via dicendo, creme corpo, creme viso, eccetera. Non mi azzarderei mai a fare un progetto smaltimento prodotti per il make-up, perché uno, non ne ho nessuna intenzione, e poi comunque voglio continuare a comprare delle cose, e due, veramente credo che se dovessi fare andare avanti a progetto smaltimento prodotti make-up, non dovrei più comprare niente fino alla mia morte. E quindi, siccome non è questo che voglio alla fine, niente, non si fa il progetto smaltimento prodotti make-up, ma nascostamente dico fatto quello dei cosmetici, perché non ho messo status su Facebook, non l'ho annunciato nei video, perché avevo paura di non riuscire a smaltire niente, avevo tantissime cose aperte. E praticamente l'ho fatto semplicemente perché mi sono resa conto che le creme per il corpo cominciavano a perdere profumo, fragranza, e quindi ho deciso che per tutti questi prodotti, shampoo, balsamo, creme e quant'altro, insomma, io usi per la mia beauty routine, viso, corpo, eccetera, capelli, eccetera, eccetera, io userò un solo prodotto per volta. E niente, inizio a farvi vedere i prodotti, perché se no credo che rimarremo qua tipo 20 anni, perché cioè guardate qua che ho questo bustone giganterrimo, infatti non credo che vi potrò far vedere tutto, o comunque devo andare un po' veloce. Allora, pesco random, iniziamo subito con un bagno doccia, è il bagno doccia di Esselunga con estratti di mandorla e miele. Ho adorato questo bagno schiuma, innanzitutto perché mi sento la coscienza a posto, perché ho letto un po' dappertutto che questa linea del gabbiano dell'Esselunga, che peraltro sto usando anche per i capelli e mi trovo benissimo, è una linea, non so se posso dire eco bio, ma comunque ecco, non ha siliconi, non ha gli sless, bla bla bla, insomma. E al di là di questo, insomma, al di là del suo inci, è veramente un bagno schiuma che non mi secca la pelle, io ho la pelle secchissima del viso e del corpo, quindi con bagno schiuma piuttosto aggressivi mi prude la pelle. E, oltretutto, oltre al fatto che non mi secca la pelle, che quindi lo trovo molto delicato, ha un odore divino, perché mi piace tantissimo. Ovviamente qui si tratta di gusti, sia l'odore di mandorla che di miele mischiati, proprio è una fragranza che mi è piaciuta tanto, quindi sicuramente ricomprerò questo prodotto. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto, nonostante sia di Nivea e quindi di solito c'è da mettere una croce sopra sui prodotti Nivea, è questo Nivea Natural Oil olio doccia con il 55% di oli naturali per pelli normali e secche. L'ho adorato, ha una consistenza oleosa, ma non è proprio un olio, ha una consistenza oleosa cremosa, quando lo spandete lo si sente veramente tanto, e gli oli ci sono davvero, perché comunque al primo posto ha non il sodium lauryl sulfate come il 99% dei bagnoschiuma, ma il glicine soia, e poi ha il MIPA lauryl sulfate, che non so se sia più delicato, mi faranno sapere le esperte di inci. E al terzo posto appunto olio di ricino, Ricinus communis, e poi ci sono anche altri ingredienti buoni come il tricutum vulgare, estratti di citronella, eccetera eccetera, ma comunque a me è piaciuto tanto proprio per il risultato, quindi consigliatissimissimo questo olio natural oil, olio doccia di Nivea, veramente stupendo. Fa la schiuma, quindi non è di quegli oli che a me sembra che non mi lavino, quindi un po' di schiuma a casa mia la devi fare, olietto caro. Maschera per i capelli Garnier Fructis, maschera fortificante, riparazione 1 minuto. Ora, questo è un pre-inci bio, nel senso che adesso mi sto dedicando veramente a curare i capelli con prodotti che abbiano inci proprio verdi, e questa sicuramente non lo ha, anche se io ho visto nei posti alti proprio degli oli, come per esempio qua dice Ribes Nigrum Oil, Black Currant Seed Oil, che penso siano i semi
di olio di mirtillo, non lo so che cavolo è black currant, non lo so. E comunque Saccharium officinarum extract, bla 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 bla, insomma sembra che abbia delle cosine buone. Sicuramente non è bio, ma io l'ho adorata questa maschera. Ha un profumo paradisiaco, madonna, questo profumo fruttato molto molto buono, molto estivo, che permane anche sui capelli. Dice che ha il triplo nutrimento perché è basato su olio d'oliva, avocado e karité per capelli secchi, danneggiati o spenti, e a me è piaciuta tantissimo, quindi io la promuovo. Costo, lo sapete, si aggirerà intorno ai 4 euro, 3,50 euro, 4 euro rotti a seconda di dove la comprate. E quindi io la promuovo, non la ricomprerò perché voglio veramente andare su prodotti proprio bio, veramente, ma mi è piaciuta. Poi latte detergente delicato della linea Vivi Verde Coop, mi ha fatto schifo. Questo latte detergente sarà pure ecco bio, bla bla bla, tutti i componenti senza minerali, parabeni, siliconi, questo e quello e quell'altro. Però è liquidissimo e non strucca una cippa. Cioè praticamente mi struccavo tutto il viso, lo massaggiavo, poi lo sciacquavo e qua ero come un panda, nonostante struccassi prima gli occhi con uno struccante. Quindi no, io non ve lo consiglio e non lo ricomprerò assolutamente. Poi, tonico della Essence, My Skin. Questo tonico mi è piaciuto moltissimo. Non lo ricomprerò perché voglio comprare delle cose anche qui totalmente bio e perché sono in amore totale per la mia acqua di rose della Omnia Botanica, mi pare sia. Non mi ricordo, comunque nel caso era quella della mia beauty routine. È un'acqua di rose stupenda che ho comprato all'Estelunga a 6 euro a base di olio di rosa moschetta e acqua di rose, ed è favoloso, vi avvolge in un profumo di rose meraviglioso. Questo tonico non è assolutamente male, ha un buon odore, dà una bella sensazione, ma non lo ricomprerò semplicemente perché mi voglio anche per il viso orientare verso cose più eco bio, non ci credo nemmeno io, ragazze. Poi ecco qua, questo qua sono i fanghi d'alga guam fitness. Praticamente io li ho presi ad una svendita, infatti costavano 26 euro, li ho pagati solo 7,80 euro. Penso che li svendessero, questo è un posto dove che avevo trovato dove avevano degli stock, e penso che siano arrivati in stock perché questa linea qua, la linea fitness, l'hanno un po' tirata fuori penso l'estate scorsa, due estati fa, e poi non ha funzionato tanto bene e l'hanno tolta. In realtà io ho guardato i componenti, è esattamente identico al fango d'alga guam classico, solo che loro praticamente volevano vendere questa cavolata di applicare i fanghi durante l'attività fisica. Dice che grazie alla sudorazione che avviene durante l'attività fisica arricchisce la pelle dei suoi principi attivi. A me sembra addirittura il contrario, perché i pori buttano fuori il sudore, ovviamente questo non può penetrare, secondo me. Io infatti non l'ho mai usato durante l'attività fisica e l'ho comprato e l'ho applicato come i normali fanghi d'alga guam, e devo dire, ragazze, che diminuisce tantissimo la ritenzione idrica, insieme a tutto quanto, la dieta, lo sport, bere tanto. Ho comprato anche delle tisane diuretiche, prendo delle capsule per migliorare la circolazione perché ho un po' la circolazione lenta sugli arti inferiori. Devo dire che io ho trovato del vero beneficio. Adesso ho comprato i fanghi, quelli della Geomar, ma non so, perché comunque dalla mia esperienza i fanghi d'alga guam sono imbattibili, e quindi sicuramente ricomprerò dopo aver provato i fanghi della Geomar dei fanghi. Non so quali ricomprerò, a seconda di cosa mi sembrerà che facciano quelli della Geomar, che costano molto molto poco, perché li avrò pagati 8 euro e rotti, mentre questi insomma li ho pagati 7,80, ma solo perché sono in offerta. Ma una confezione da 500 grammi non costa meno di 30 euro. Vedremo. Poi ho finito questa crema che avevo da tempo in memore. Vedrete delle creme forse neanche più in commercio. È un latte idratante colorito naturale Body Summer alla camomilla. Dice che dona gradualmente un colorito leggero ed uniforme e un'idratazione intensa per 12 ore. Colorito di una pelle d'estate tutto l'anno. Allora, al di là dell'inci, che credo che sia terrificante, questa crema ha un odore stupendo, mi idratava abbastanza bene, non posso dire male da questo punto di vista.
ha questo odore particolare dato forse dalla camomilla e non sa di autoabbronzante, cioè non vi lascia quell'odore strano metallico particolare degli autoabbronzanti, assolutamente, nemmeno un po'. Anzi, sa proprio di camomilla ed è molto buono questo odore. Però non ho visto questo colorito, anche perché io non lo ricerco, cioè a me non interessa niente dell'abbronzatura, o quasi. Mi piace essere un po' abbronzata sul corpo, ma non sono una fanatica, anzi ho più paura di espormi al sole di quanta voglia non abbia di essere un po' colorita, un po' sana, perché effettivamente essendo olivastra tendo a sbattermi d'estate in un colorito verdastro che sa di malato. Però insomma, meglio il verdastro senza rughe che abbronzata con le rughe. E quindi comunque questo prodotto non lo ricomprerò perché è un inci terrificante, però come latte idratante non era male, mi piaceva anche moltissimo, ripeto, il profumo. Poi, ecco qua, ho finito Tesori d'Oriente Fiore del Dragone. Questo praticamente è un profumo che tenevo nella sacca della palestra, perché dopo che ho finito di allenarmi, anche se magari devo semplicemente andare a casa, insomma non devo magari uscire, mi piace rimettere il profumo, però non tengo i miei profumi, quelli nelle boccette di vetro, insomma i profumi classici che uso nella borsa della palestra, ma tenevo questi qua di Tesori d'Oriente. Questo Fiore del Dragone, ve lo segnalo, per tutte le ragazze che amano i profumi talcati e che sono alla ricerca di un dupe di Hypnotic Poison. Ovviamente non è identico, ma si avvicina moltissimo, diciamo che può essere assolutamente annoverato tra i dupe di Hypnotic Poison. Quindi Tesori d'Oriente Fiore del Dragone io lo promuovo soprattutto nei casi in cui si debba viaggiare, in cui non si vuol portare dietro una boccetta di vetro pesante, in cui magari si ha paura di perdere il profumo magari costosissimo, e invece questi insomma costeranno 5 euro massimo. Quindi sì, promossissimo, e ne ho già comprato un altro, mi pare al frangipani, ottimo, è veramente molto molto buono, mi piace tantissimo. Poi cosa c'è qua? Ecco qua, Frank Provo Expert Nutrition, questo shampoo qua che addirittura prima era il mio preferito, nel 2011 l'avevo messo tra i preferiti, non mi piace più, perché comunque è vero che non ha siliconi, ma io nell'uso di tutta la boccetta mi sono resa conto che quest'anno mi sembrava mi seccasse veramente troppo i capelli, non mi dava, cioè i capelli erano sempre molto secchi, non penso sia a causa dello shampoo, perché comunque io credo fosse anche un po' la disintossicazione dai siliconi, nel senso che il capello prima è tutto bello inguainato, poi pian piano la guaina se ne va e la magagna viene a galla, quindi i vostri capelli che sotto i siliconi sono rovinati vengono un po' fuori. E io credo che siano venuti fuori mentre stavo utilizzando questo shampoo, però ripeto, quest'anno non mi è piaciuto tanto, mentre ripeto, l'anno scorso era tra i miei preferiti, per cui non saprei dirvi. Una cosa è certa, non lo ricomprerò perché sto usando prodotti molto, molto più verdi, ad inci bio addirittura, come vi ho già detto. Ecco qua, ho usato questo Iris Bagno Doccia di Bottega Verde. Mi è piaciuto moltissimo perché ha un odore che io adoro, che è quello dell'iris, non somiglia a iris di erbolario, è diverso, è un po' meno talcato e un po' più pungente forse, e l'ho utilizzato, se riesco ancora a trovarla, eccola, l'ho tagliata, ho un residuo del flacone, in combinata con iris crema corpo. E come vi avevo detto in un video Sedori Manie del mese, adoro fare la doccia la sera quando torno a casa usando dei prodotti combo, bagno, schiuma e crema, perché mi permane più sulla pelle un buon odore. Amo moltissimo i profumi fioriti, per questo non tanto per i profumi, insomma, o de toilette o de parfum, intendiamoci, ma per il bagno schiuma mi piacciono tantissimo i profumi fioriti, e devo dire che queste due insieme mi sono piaciuti tanto. Quindi se vi piace il profumo talcato, questo sicuramente va tenuto in considerazione. Parlando di profumi talcati, non posso non citare un evergreen della mia beauty doccia, che è il bagno schiuma Pino Silvestre Soffio di Talco. Come molte di voi sanno, sono innamoratissima dell'eau de toilette identica a questo bagno schiuma, e questo bagno schiuma è un profumo soave. Se vi piace
il talco. Madonna, questo bagnoschiuma vi farà sballare. Quando vi fate la doccia con questo bagnoschiuma, tutta la casa profuma di talco. Addirittura mi è successo, io abito al piano terra, vicino all'ingresso del palazzo, delle persone che abitano nel palazzo mi hanno detto che spesso dalla mia porta si sente, quando evidentemente qualcuno di noi fa la doccia, venire fuori proprio un buon profumo di borotalco, perché usiamo sempre, sia io che il mio fidanzato, questo bagnoschiuma, sempre, insomma, è sempre presente nella nostra doccia. Poi io, ripeto, a volte tipo uso questi, però questo c'è sempre, lo ricompriamo a ciclo continuo perché ne siamo innamorati e dipendenti, è buonissimo. Peraltro io lo trovo spessissimo in offerta, costa un niente, tipo 750 ml, anche 1,99. Lo adoro. Poi, un prodotto che mi ha fatto schifo è questo qua. L'avevo comprato quando, nel periodo in cui avevo più la pelle secca, quest'inverno, e avevo bisogno proprio di un bagnoschiuma che non mi seccasse la pelle. Ancora non avevo, non ero passata ai prodotti bio, cioè non avevo mai comprato nessun prodotto bio, quindi non mi era venuto in mente di andare magari a cercare un prodotto più delicato tra i prodotti bio. Peraltro questo non è bio, ovviamente. Però ecco, in quel periodo magari che ne avevo particolarmente la pelle secca, magari avrei dovuto. Invece cosa ho fatto? Sono andata a comprare questa cagata, scusate, senza vedere che era che l'Aveno è della Johnson & Johnson. Forse questo mi avrebbe dovuto aprire gli orizzonti. Niente, comunque ragazzi, mi fa schifo questa cosa. Uno, perché puzza di un odore, infatti non l'ho finito, ce n'è ancora un po', ma lo butterò, non lo uso nemmeno per lavare i pennelli. Puzza tantissimo di un odore che non mi piace per niente, non fa la schiuma, fa una specie di pappetta untuosa strana, e ho scoperto perché. Al primo posto, ragazzi, ha paraffina liquida, cioè, ora ok, dopo ha olio di semi di girasole, tutto quello che vuoi, non so quant'altro, cos'altro, penso nient'altro, perché poi vedo all'avena, colloidale, bla bla bla, sì, però vedo anche cagate. Però insomma, ragazzi, cioè, non è possibile che un bagno doccia si vende come per la pelle secca e sensibile, ultra delicata, bla bla bla, abbia la paraffina liquida al primo posto. Infatti mi faceva unta, che anche quando mi asciugavo mi sentivo ancora sporca. Ah, una schifezza, non spendete soldi inutili in questa cosa. Sì, allora, ho provato le maschere della Mountain Jeunesse. Questa qua è una di quelle ai sali del Mar Morto, di quelle che si applicano così e poi si levano peel off. No, non peel off, è tipo un in tessuto, si lascia agire e poi si leva. Ed mi è piaciuta molto, ne sto provando tante della Mountain Jeunesse. Le trovo, per chi fosse interessato, da Claire, sì, dove vendono tutti gli accessori, hanno anche queste maschere, e devo dire che mi diverte tantissimo provarne di nuove, e questa non mi è dispiaciuta, mi ha idratato moltissimo la pelle. Allora, abbiamo questa del Dr. Organic, che è la crema Alti Tree Oil, non è mia, perché assolutamente io, se mettessi questa crema, mi dovrebbero ricoverare, perché è una crema antisettica che per le pelli, diciamo, impure, con una buona percentuale di tea tree oil, e si sente tantissimo. Se vi fa schifo l'odore di tea tree oil, non usatela, perché è veramente molto penetrante. Però il mio fidanzato, che ne ha bisogno, ha una crema, ha una pelle un po' acneica, mi ha confermato che è molto molto buona, secca un po' la pelle nelle zone che hanno minor bisogno di essere asciugate, diciamo, però effettivamente è migliorata la sua pelle utilizzando questa crema. E quindi, insomma, questa è la sua testimonianza, costa sui 13 euro, ve la consiglio. Poi ho finito la mia confezione di Bioderma acqua micellare. Io continuo ad amare questo prodotto nonostante non ami il fatto che non dovrebbe essere risciacquata, o meglio, qua dice che non si dovrebbe risciacquare, ma in realtà io la risciacquo, quindi non so se io la uso male. All'inizio, quando ho parlato della mia beauty routine, ho anche detto che forse non ho capito bene l'utilizzo delle acque micellari, proprio perché non tollero di non risciacquarle, ma però poi mi sono detta,
voglio dire, se io la voglio utilizzare risciacquandola, ognuno magari trova la sua via per utilizzare dei prodotti. Al di là di questo, cioè del fatto che io amo di più struccarmi con prodotti che prevedano l'utilizzo dell'acqua e magari una bella schiumetta, devo dire che è un ottimo prodotto. In tutte le occasioni in cui ho poco trucco sul viso, non ho voglia di lavarmi con l'acqua perché sono stanca, mi trovo fuori casa, non ho il mio bagno a disposizione, quindi magari non voglio portare il mio prodotto col guantino di microfibra che uso sempre, voglio un qualcosa di più veloce, io la raccomando tantissimo perché è delicatissima e strucca tutto, almeno questo secondo il mio parere. Poi ovviamente mi rendo conto che non tutte siamo unanimi su questo prodotto, tant'è vero che Carlotta, Cherry Pandemonium, me ne ha regalato una confezione addirittura da 500, questa dovrebbe essere sì, da 250, quella da 500, dove ne mancava soltanto un tanto così, che ha comprato e a lei non piace, e quindi adesso ho finito questa, ma ho il suo boccione che sto smaltendo. Ho finito lo struccante Fior di Magnolia, struccante bifasico, a me è piaciuto molto, secondo me strucca benissimo anche il trucco waterproof, ovviamente come tutti gli struccanti non avrà un inci ottimo, infatti ha il ciclopentasiloxan al primo posto, però poi ha anche degli estratti appunto di erbe, di amamelis, bla bla bla. Però insomma ragazze, secondo me quasi tutti gli struccanti bifasici hanno un inci terribile e quindi comunque se cercate uno struccante buono, che strucchi, economico, non aggressivo, ve lo consiglio, lo vendono all'Eurospin. Ecco, questo qua è Fiore dell'Onda, bagnoschiuma di erbolario con estratti di ninfea blu e alga nori, fa schifo. C'ha un odore, ragazze, terribile. Mi avevano regalato una confezione dove c'erano vari prodotti, secondo me è un bagnoschiuma da uomo, ha un odore veramente, secondo me è proprio sgradevole anche per un uomo. L'ha finito il mio ragazzo perché lui diceva che non era così pessimo, ma a me faceva schifo anche quando lo usava lui. Ha una puzza esagerata, quindi no, io non ve lo consiglio assolutamente. C'è questo deodorante Tesori d'Oriente a Mamma all'olio di argano e fiori di arancio. È buono, mi deodora benissimo. Ha un profumo molto orientale, appunto, perché capite bene, si chiama Hammam. A chi piace l'odore dei fiori d'arancio, della cosa? Sì, è un profumo un po' orientaleggiante, non ve lo so spiegare meglio. Lo consiglio tantissimo. A me piace moltissimo perché c'è anche il gelsomino e tutto ciò che ha il gelsomino mi fa impazzire, soprattutto questo tipo di gelsomino che si chiama gelsomino Sambac, che è contenuto nella maggior parte dei profumi che uso. E l'ho scoperto soltanto analizzando note di testa, note di cuore, non so come si chiamino, note di fondo, non mi ricordo. Beh, comunque tutte le volte scopro che nella maggior parte dei profumi che mi piacciono c'è questo gelsomino Sambac, ma è anche mischiato con i fiori d'arancio, quindi ha quel sentore di sottofondo forse anche un po' agrumato che smorza la dolcezza del gelsomino, la sdolcinatezza del gelsomino. Io penso che lo vorrei ricomprare, però anche qua mi sono fatta un po' contagiare. Sto usando adesso un deodorante che non abbia, com'è che si chiamano i sali d'alluminio, insomma, e che non abbia neanche alcol. Quindi anche quando mi sono appena depilata lo posso spruzzare, non mi brucia, mentre tutti questi hanno l'alcol al primo posto e bruciano tantissimo se li spruzzate sui pori aperti da post-depilazione. Però al di là di questo, se non siete di quelle persone che si fanno problemi per gli ingredienti dei deodoranti, vi deodora, quindi vi garantisce di non puzzare ed è ha un ottimo odore. Ho usato tutto questo balsamo Splendor ai fiori di mandorlo e karité, mi piace tantissimo, mi piace anche l'odore. Lo trovo un'ottima alternativa economica a quello al cocco, insomma, niente di più da dire. Non è un balsamo miracoloso, ma quando non trovo e sono un po' alla frutta con il balsamo e magari non ho tempo di andare a comprare o a scegliere qualcosa di più costoso in negozio, nel negozio Ecobio dove attualmente sto andando, o comunque sto usando ad esempio quello Fito adesso, è qualcosa che magari uso nel periodo di transizione, mi trovo bene. Poi un altro burro corpo finito, questo burro corpo con olio di argan ed estratto di gelsomino del deserto, cioè ripeto, ogni volta che mi piace un profumo c'è il gelsomino di mezzo,
spesso appunto il gelsomino Sambac, ma comunque il gelsomino in genere mi fa impazzire. E questo è proprio un burro corpo a base di olio d'argan che ho trovato veramente molto buono, è molto molto corposo, quindi è molto invernale secondo me, perché d'estate sicuramente è molto pesante, è corposissimo, quindi fate anche un po' fatica a stenderlo, però è veramente nutriente, a me è piaciuto tanto. Ho adorato questo bagnoschiuma, il bagnoschiuma è fiori di lavanda della Fitorelax. Io l'ho comprato all'OVS, c'è ancora dell'acqua dentro perché per usarlo tutto l'ho riempito d'acqua. E ragazze, questo bagnoschiuma, a parte che non ha il sodium lauret sulfate, ma ha l'ammonium lauret sulfate, mi direte voi se è più delicato, ma ha veramente tantissimo odore di lavanda. A me la lavanda piace moltissimo, e quindi, mamma mia! Perché tanto 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 odore di lavanda, quindi soprattutto quando ero molto stanca, volevo conciliare il mio sonno, eccetera, trovavo che questo odore mi rimettesse un po' in armonia con l'universo e quindi ve lo consiglio. La boccetta è veramente piccolissima, infatti voglio vedere se è da 150 ml. Non ricordo i prezzi perché sono prodotti che ho finito nell'arco di un bel po' di tempo, però io ve lo consiglio veramente tanto se amate la lavanda, è un profumo che vi avvolgerà, vi piacerà tantissimo. Allora, Iris dell'Erbolario crema corpo, è una crema che vi inebria. Se vi piacciono i profumi talcati, questa è borotalco puro, proprio con la nota appunto anche dell'iris. Se amate i profumi talcati, la comprerete e ne abuserete un po', perché all'inizio crea proprio una dipendenza, uno stordimento un po' tipo questo. Non ne parliamo se poi abbinate questo alla crema, cioè diventa un tripudio. Il mio fidanzato adesso la odia perché è veramente molto penetrante, avvolgente, si fa sentire tantissimo. Se inizierete ad usarla, vedrete che quando qualcuno passerà per strada e avrà questo profumo addosso, perché c'è anche il profumo, c'è lo shampoo, no, lo shampoo no, c'è anche bagnoschiuma, c'è il profumo, c'è la crema. Quando sentirete questo odore lo riconoscerete all'istante, è uno dei profumi più riconoscibili in assoluto. E quindi può dare un po' fastidio alle persone che vi circondano perché è molto invadente, molto persistente. Però, ragazze, cioè, per me rimane un must, mille volte ricomprerò questa crema, devo mettere un po' di tempo fra una confezione e l'altra, perché ripeto, anche personalmente la trovo piuttosto importante, ma è veramente sensuale, avvolgente, caldo, in inverno è una cosa fantastica. Poi ho usato questa crema viso che mi era stata venduta in un posto dove avevo fatto la pulizia del viso. E non ha oli minerali, non ha conservanti e coloranti di sintesi e profumi, senza allergie, e ha profumi senza allergeni. È della Dermophysiologique, ed è una crema per lo schiarimento delle macchie. Devo dire che mi è piaciuta molto, non so quanto la Dermophysiologique è un'azienda di Saronno italiana. Penso siano quelle aziende che producono i prodotti da un centro estetico. A me è piaciuta moltissimo, secondo me mi ha anche aiutato a schiarire un po' di macchiette che avevo, che residuano ancora dai tempi in cui scelleratamente prendevo il sole senza protezione, roba di quando avevo 20 anni, ma gli errori si pagano. Non so se vi ho mai raccontato che poi avevo fatto delle cure con l'acido glicolico, dei peeling piuttosto invasivi dal dermatologo e delle cure all'acido retinoico per togliere le macchie. Devo dire che al 90% io non le ho più, però uso sempre dei prodotti schiarenti ciclicamente per tenere un po' a bada eventuali altre macchie che possono venire fuori, barra schiarire quelle che possono essere rimaste, e questa crema mi è piaciuta. Il nail polish remover di Essence. Io tutti i nail polish remover di Essence adesso vi faccio vedere. Sto usando questa nuova versione, lo Studio Nails Better Than Gel, e lo trovo spaziale, cioè toglie via tutto in un attimo. Ma anche questo l'ho trovato molto buono. Sono andata a comprare altri solventi per unghie, ma non mi sono trovata bene. Terribile un prodotto di Kiko,
in gel, se lo trovate fuggite via come la peste, perché non vi leva nemmeno uno smalto semplicemente cream, una ciofeca industriale proprio, industriale, vabbè, è una cosa terribile. Invece questi costano poco, sono super efficaci e quindi io continuerò veramente a rifornirmi sempre da loro per il momento. Da Douglas avevo comprato una mini size di struccante che avevo preso quando ne avevo bisogno perché ero insomma stata fuori casa per dei piccoli weekend eccetera, dei weekend. No, non aveva un odore particolare, no, però non mi aveva entusiasmato perché non lo trovavo così gentle come dice la dicitura qua, ma secondo me bisognava un po' troppo strofinare, cioè meglio il fior di magnolia, quindi sinceramente sì, può andare bene come mini size d'emergenza, ma non mi è piaciuto tantissimo. Super promuovo questo profumo che non so nemmeno se fanno ancora, l'avevo preso tipo 2 anni fa da Zara. Buono, è freschissimo, super estivo, è il TRF, cioè praticamente, sapete la, non si vede forse che c'è scritto TRF, non lo so, comunque la sezione di Zara, quella giovane, si chiama TRF, io dico sempre TFR, sì, trattamento di fine rapporto, infatti, TRF, il Trafalook mi pare che voglia dire, che non so però cosa significhi davvero, beh insomma, manda le cianciole, cioè questo profumo è freschissimo, l'avevo pagato tipo in saldo 4,90 euro che ne costava 10. Buono, 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 buono. L'ho tenuto in borsa per un sacco di tempo e così lo spruzzavo a lavoro generosamente, diciamo. Mi è durato un sacco, nonostante c'è neanche forse ancora un pochino, ma non riesce a pescarlo la pompettina. È buonissimo, sa di fresco. È molto estivo, delicato, proprio sa di estate, buono, buono, buono. Se lo trovate, quindi dategli una chance. E poi vi volevo far vedere questo di L'Oreal che appartiene al mio periodo pre-riflessione ecobio, non che adesso usi tutto ecobio, lo ripeto, no, non uso tutto ecobio, però ecco, forse non comprerei più una crema di L'Oreal. Beh, comunque questa è una crema Age Reperfect Pro Calcium, trattamento ricostituente sublimatore luminosità antimacchie, confusio sfere illuminanti, effetto colorito istantaneo. Infatti aveva un colorino rosatino e secondo me era un precursore tipo delle BB cream, perché guardate, ne è rimasto un ciccinin, vedete? Non so se si vede che è rosatina e quando la si spalmava dava proprio una patina molto luminosa al viso, però probabilmente era per pelli un po' più mature della mia, forse, non lo so, perché io ho una pelle secchissima, quasi niente mi unge il viso, beh questa crema mi ungeva particolarmente il viso, quindi visto che la maggior parte di voi da quello che vedo dai video ha la pelle mista, non la consiglierei affatto alle ragazze con la pelle secca, nemmeno, perché io la pelle secca e me la ungeva, quindi forse era destinata a una clientela, non so, forse over 50, forse ho sbagliato io a comprarla e magari secondo me, però a questo punto non comprendo come loro la possano dare come trattamento giorno, perché ha la protezione UVA, il trattamento luminosità antimacchie con queste sferine illuminanti, effetto colorito istantaneo, quindi è da giorno. Però da giorno è veramente troppo, cioè vi fa mascherare, vi fa venire il mascherone con qualsiasi fondotinta mettiate sopra perché è molto corposa. Quindi no, non la ricomprerei, poi era eterna, cioè continuavo a schiacciare, non si vede dentro quanta ne manca, cioè veramente la stavo odiando, non vedevo l'ora che terminasse. Niente ragazze, quindi questo video eterno, qui davanti a me ho una marea di roba, è finito. So che sarà durato un'eternità, cercherò di tagliuzzare qui e lì, sarà facile, basterà levare un po' di cavolate che dico. Vi ringrazio per essere state qui con me, per aver passato il vostro tempo con me, per essere sempre così carine con me e ci vediamo al prossimo video. Ciao!